Questo programma è offerto da Martini, Crick Croc, Granoro, Citterio, Trade Market, Rana, Amadori, Bonduel, Feudo Dauno, Romano Mainelli. Pomeriggio, ci troviamo come sempre in un supermercato e siamo attorniati dai dolci di tutti i generi. Molti di voi avranno sicuramente i bambini, molti di voi avranno anche problemi ai denti. Ecco, molte volte si dice no, i dolci fanno venire la carie, ma non è soltanto la carie che si deve combattere, ci sono tante altre patologie. Ne parliamo con il dottor Pierluigi Avvanzo, odontoiatra e docente universitario. Numero di Convin Magazine. Cucina, il porcino, signore dell'autunno. In cucina, i sapori della natura. Salute, quali sono i rimedi naturali contro il mal di schiena? Scoprilo con i tuoi farmacisti. Tempo libero, passeggiate a cavallo. Un momento di evasione, lontani dallo stress. Lifestyle, anche l'albero di Natale fa tendenza. Suggerimenti per un albero alternativo. Spazio motori, fari opacizzati, l'importanza della manutenzione. E in più, gossip, news, attualità, eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora su Convin Magazine. Dottor Avvanzo, non è soltanto la carie la nemica dei denti dei bambini, vero? No, assolutamente, ma non solo dei bambini, anche sostanzialmente di tutti quanti noi. Bisogna dire che la carie forse è quello che più immediatamente ci tocca, perché ovviamente è visibile oppure fa male e crea tutta quella serie di sintomi che spesse volte inabilita la vita di relazione, ma anche semplicemente il dormire. Quello che si può dire è che
noi viviamo in un tempo, diciamo, storico in cui la facilità della produzione alimentare, soprattutto la produzione alimentare sofisticata, quale quella dei comuni zuccheri, è arrivata a livelli esponenziali. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che noi siamo geneticamente portati, il nostro patrimonio genetico è rimasto fisso così da ormai più di 100.000 anni, a mangiare ciò che cacciamo sostanzialmente e a mangiare quello che troviamo, quindi sostanzialmente tuberi del tipo patate o anche semplicemente carote oppure carne, pesce. Tutto ciò che è, tra virgolette uso il termine sofisticato nel senso prodotto, sì, ha un significato che esula dalla nostra genetica. I dolci, come noi comunemente li conosciamo, possono essere semplicemente distinti in zuccheri complessi o semplici. I zuccheri semplici sono quelli più, tra virgolette, tremendi, ovvero glucosio e fruttosio, che insieme uniti fanno il comune zucchero da cucina, cioè il saccarosio. Queste sostanze sono altamente, per così dire, attive nel nostro organismo. Uno, perché vengono assorbite con estrema facilità. Due, perché servono ad alcuni organi, come il cervello, tanto per cominciare, ma anche sostanzialmente i globuli rossi, che non hanno altra fonte di energia quale appunto il glucosio, che viene smontato dalla normale molecola dello zucchero da cucina. Senza scendere troppo nel tecnico, al di là del facile discorso lo zucchero crea la carie, lo zucchero è una delle principali cause del diabete, cioè non è il solo, però è sostanzialmente una delle grandi cause del diabete, ma poche persone sanno che con processi ovviamente fisiologici o anche patologici in atto nel nostro organismo diventano e possono diventare anche causa di malattie cardiocircolatorie, cosa che viene invece sempre relegata ai grassi saturi come l'acido palmitico. Quindi è una cosa un po' più complessa. Ecco, quando si parla di dolci, combattere i primi problemi non è quindi soltanto un lavoro dell'odontoiatra. No, è un lavoro di equipe, deve essere anche un lavoro sostanzialmente legato a un'educazione nutrizionale, a un'educazione dietetica. Spesse volte l'educazione dietetica viene vista come un obbligo malsano, addirittura da Terzo Reich. Non è assolutamente vero. Non è un digiuno, è un'educazione. Anzi, no? hai parlato perfettamente del digiuno in qualità di profano. Nel digiuno sostanzialmente noi, il nostro corpo non fa altro che richiamare, o meglio, che ricreare gli zuccheri di cui abbiamo comunque bisogno, cioè andando a smantellare delle strutture complesse come possono essere per esempio i muscoli, cioè esiste un processo che si chiama totalmente fisiologico, che si chiama gluconeogenesi, che a partire dagli amminoacidi che compongono le proteine del muscolo vengono a crearsi molecole di glucosio. Ma questo si tratta ovviamente quando c'è la cosiddetta starvation syndrome, cioè la sindrome da deprivazione, cioè quando siamo a digiuno da parecchio tempo. Nel immediato quello che possiamo dire è che i nostri progenitori, non, contrariamente a quello che si pensa, non hanno mai sofferto di carie. La carie era una malattia che non esisteva e tutti gli antropologi sanno per certo questo. Non soltanto, noi in quanto popolazione prevalentemente agricola, perché l'agricoltura è iniziata dai 5, massimo 10.000 anni fa, certo, mentre il nostro patrimonio genetico è così presente da 100-200.000 anni fa, noi abbiamo iniziato ad avere i primi problemi, quali praticamente problemi ossei, problemi alla ossa della mandibola, problemi di carie nei confronti appunto dei denti,
dal momento in cui siamo passati da una dieta riccamente proteica e basata su carboidrati semplici come quelli derivati dalla frutta o da alcune verdure, a una dieta che per il 50% prevede appunto i carboidrati. È possibile collegare la carie, questa forse è più che altro, come si dice, un fenomeno di costume, alla scarsa igiene dentale? Io penso fino a un certo punto, anche perché se lei ha detto che i nostri progenitori non soffrivano di carie, c'era una più scarsa igiene dentale. Certamente non avevano sicuramente gli spazzolini elettrici o gli spazzolini rotanti o i laser, che dir si voglia, che attualmente abbiamo. C'è da dire una cosa: da un punto di vista fisiologico, ogni volta, e questa è una informazione che chiunque studi medicina o comunque abbia studiato anche il primo anno di odontoiatria sa, nel momento in cui ingeriamo qualunque alimento, soprattutto se è dolce, si verifica un abbassamento notevole del pH salivare, del pH della nostra bocca. Il pH salivare normalmente identifica il grado di acidità oppure di non acidità, cioè basicità, di una sostanza. Tanto più è acida una sostanza, tanto più sarà, tra virgolette, non corrosiva, ma aggressiva nei confronti di strutture che contengono calcio, fosforo. Vediamo un po' i denti. Ora, che cosa succede? Se io mangio una caramella e non mi lavo subito i denti, nelle due ore e mezza successive a questo, tra virgolette, evento, si verifica un abbassamento di anche 1-2 punti di pH, da 6 a 8, che equivale più o meno alla neutralità, cioè pH assolutamente neutro, si potrebbe scendere addirittura a 4, il che si capisce come la carie sia molto più semplice che nel suo verificarsi quando abbiamo a che fare con cibi e alimenti che per loro stessa natura ingenerano un'ulteriore acidificazione. Questi sono i dolci, assolutamente senza via di fuga, dolci intesi come carboidrati. In altre puntate con una psicologa, una psicoterapeuta, abbiamo parlato di disturbi alimentari legati alla psiche. Molte volte quando si parla per esempio di ragazze anoressiche purtroppo sono indotte a vomitare, i denti sono un pochino più corrosi in un certo senso. Si può dire che questo possa essere un problema dentale? Allora, mi è capitato nella mia professione, sia a livello accademico che a livello appunto privato, di incontrare persone che presentassero appunto questo genere di segni più che di sintomi. Tant'è vero che sia addirittura in questo, se si verifica in persone di una certa età, fanno immediatamente pensare a fenomeni come il reflusso gastroesofageo oppure addirittura fenomeni ripetuti di vomito. Si presenta anche nei bambini, ovviamente non legati a questo disturbo alimentare, per esempio si chiama appunto sindrome da biberon, e che si evidenzia nei bambini che fanno molto, che bevono attaccati si addormentano attaccati al biberon, soprattutto quando sono estremamente zuccherati, oppure in giovani adulti. Mi è capitato appunto un caso all'università, che abusano di sostanze estremamente acide, come per esempio si può dire la marca, come ad esempio la Coca-Cola. Ha perso quasi tutti i denti, completamente erosi da queste sostanze. Però hai effettivamente nominato precedentemente anche un discorso relativamente alla psiche e al disturbo alimentare. La maggior parte delle persone non sa, e questo è un vero e proprio problema, che i dolci, o meglio la cosiddetta, tra virgolette, voglia di dolce, è una patologia non tanto, può essere identificata non come patologia, ma non tanto come disturbo alimentare, ma è un adattamento in fenomeno, in caso di scompenso ormonale del nostro organismo. Esistono, senza scendere troppo nel tecnico, delle sostanze, degli ormoni, si chiama leptina, che sono detti ormoni della fame, sono attivi nei confronti dell'ipotalamo e servono sostanzialmente a dire: ok, sono sazio. L'ormone leptina
mattina viene ad essere eliminato, meglio, la sua efficacia viene ad essere ridotta in condizioni di iperglicemia, perché vengono prodotte delle sostanze, sempre senza scendere nel dettaglio, che alterano l'efficacia di questo ormone e di ormoni simili, per cui il nostro organismo, il nostro cervello è sempre convinto, malgrado abbia ingerito enormi quantità di zuccheri, di avere fame. Concludiamo, dottor Avanzo, con un consiglio alle mamme che ci stanno seguendo. Mm-hmm. Prima ai bambini, ai tempi nostri, perché siamo coetanei, sì, si dava a scuola lo Zimaflor per la carie, per rafforzare un po' i denti. Adesso qual è la prima prevenzione che si può fare, soprattutto per i più piccini? Allora, innanzitutto diciamoci la verità, lo Zimaflor è per molti versi efficace diciamo a livello superficiale, ovvero certo, solo per bambini molto piccoli, in cui il cosiddetto organo dello smalto dei denti futuri permanenti non è ancora completamente formato. È ovvio che con il procedere dell'età l'unica cosa che ha effetto e che purtroppo io vedo carente quando visito bambini che hanno appunto problemi più o meno estesi di carie in bocca è l'attenzione da parte del genitore, ovvero abituare i bambini sin da piccoli. Io ho tre figli, di cui due devono fare ancora 3 anni e non vanno a letto o non escono per andare all'asilo senza essersi lavati i denti da soli. Detta così sembra che vadano all'asilo da soli, ma non è così. Vabbè. Quello che voglio dire è che l'attenzione mirata ovviamente a quello che si mangia da una parte e alla necessità di innalzare con la pulizia dentale il famoso pH salivare per impedire che i denti si trovino in un ambiente eccessivamente acido è la prima barriera nei confronti di questi fenomeni, appunto di questa patologia. Poi è ovvio che ci possono essere delle condizioni patologiche aggiuntive che non possono essere spiegate in questa sede, ma che devono essere valutate nelle sedi apposite. Ecco, e proprio per questo naturalmente è importante, non perché in questo momento è nostro ospite il dottor Avanzo, è importante che i bambini conoscano l'odontoiatra non quando sono diventati già grandi, ma già da piccoli. Assolutamente. No? Assolutamente. Bene. Questa puntata termina, noi ringraziamo il dottor Pierluigi Avanzo, ovviamente sarà nostro ospite anche nella prossima puntata. Buon pomeriggio a tutti.